Buonasera, riuscite a sentirmi? Ho dei segnali discordanti. Ciao Rita e buonasera a tutti. Aspetto qualche secondo, vediamo se pian piano si aggiungono persone. Fabiana, ok, grazie mille del feedback. Allora, iniziamo dicendo che mi occupo di ricerca scientifica nel campo del paranormale, come il titolo della diretta di questa sera reca. Ciò che credo sia importante in questo mondo è la possibilità di oggettivare i fenomeni. Che cosa significa oggettivarli? Significa dare un'impronta, se non scientifica, quantomeno oggettiva ai fenomeni che andiamo ad incontrare. Penso che molti di voi che stanno guardando la diretta in questo momento credono o avranno vissuto dei fenomeni particolari, dei fenomeni anomali. Ovviamente, man mano, potete anche raccontarmene se volete o fare delle domande se siete curiosi. Quella di stasera vuole essere una diretta, cosa che tra l'altro non sono molto abituato a fare, per chi mi conosce lo sa. Vuole in qualche modo entrare all'interno della scientificità dei fenomeni anomali, come viverli, come riconoscerli e soprattutto come scremare i fenomeni reali da quello che invece è qualcos'altro. Partiamo dicendo che un fenomeno anomalo, quindi un'anomalia, non sempre è attribuibile a un intervento spiritico. Chi fa ricerca psichica questo già lo sa. Ad esempio, ci troviamo di fronte ad un oggetto che si sposta, ci troviamo di fronte ad una voce che si manifesta. Prendiamo questi due esempi. Penso che a qualcuno sia capitato, è capitato a qualcuno di voi di trovare degli oggetti spostati, di vederli spostati o di, non so, sentire delle voci o qualcosa del genere. Bene. Ciao Silvana e ciao anche a Drusilla. Dicevo, quando ci troviamo di fronte a questi fenomeni, le strade che si aprono sono molteplici. Ovviamente io cercherò di essere breve, e conciso. Possiamo trovarci di fronte a un fenomeno che in ricerca psichica è definito fenomeno di tipo animico. Che cosa significa animico? Che non vuole l'intervento di spiriti disincarnati. Il fenomeno è quello. Ascolto la voce, l'oggetto realmente si sposta, ma ad intervenire non è uno spirito disincarnato, bensì la psiche di una delle persone presenti che interviene materialmente sull'oggetto e lo sposta. Contrapposto al discorso animico esiste il discorso spiritico, che è quello dove si presuppone che ci sia l'intervento di un'entità a muovere gli oggetti o a interagire a tutti gli effetti con l'ambiente circostante o con le persone che ci sono. Ora, la difficoltà sta nel riuscire a capire quando un fenomeno è di tipo animico e quando è di tipo spiritico. Ad oggi chi fa ricerca sa che questa distinzione è molto, molto, molto complicata. Quello che faccio con l'associazione che dirigo, l'Associazione Ghost Hunters Roma, è proprio quello di oggettivare il fenomeno sospendendo in qualche modo il giudizio. Cioè non dicendo si tratta di qualcosa di spirituale piuttosto che di un qualcosa di animico, semplicemente oggettivo. Cerchiamo di oggettivare i fenomeni per arrivare a far conoscere alle persone l'esistenza concreta di questi fenomeni. Poi il discorso che riguarda da dove derivano e il perché, quello è qualcosa che ovviamente va fatto in un secondo momento e in maniera molto, molto, molto più oculata. Entriamo un pochino più nel dettaglio. Ciao Gina, ma grazie a te per avermi concesso e permesso di essere qui stasera. Ecco, vedo Monica ad esempio che dice buonasera, sì, io sì, una voce. Intanto se vuoi raccontami. Chi mi conosce sa che ho un approccio abbastanza oggettivo su questi fenomeni. Per
E questa sera voglio andare a sviscerare quelle che sono molte cose che probabilmente vedete sul web, cose che sicuramente in qualche modo attirano l'attenzione, attirano il mi piace, ma che fondamentalmente con criterio di scientifico non hanno assolutamente nulla. Adesso vi prendo uno degli oggetti che abbiamo con la mia associazione testato per anni. Vi spiego come funziona e vi spiego perché non funziona in realtà. Qualcuno lo riconosce? Il classico K2. Questo strumento ovviamente non è nato per la ricerca paranormale, nessuno strumento. Qualcosa di custom esiste che è stato creato apposta, ma capite bene che i parametri che subentrano durante una manifestazione paranormale non li conosciamo e non sappiamo come intervengono, quindi tarare uno strumento scientifico per questo scopo è impossibile. Quindi diffidate un pochino quando sentite dire questo strumento è stato costruito per captare gli spiriti. Probabilmente c'è qualcosa che riguarda il marketing dietro. Perché questo strumento, a nostro modo di vedere, ovviamente, noi non vogliamo, io personalmente mai, dare verità assolute o cose del genere, ma insomma, vi invito a fare una riflessione. Oggi viviamo in un mondo rispetto a 15 anni fa, dove forse aveva un senso maggiore utilizzare uno strumento del genere. Oggi siamo circondati completamente da campi elettromagnetici. I campi elettromagnetici sono tutto intorno a noi, il wireless, ad esempio, è tutto intorno a noi. Cioè, oggi difficilmente andremo in un posto o incontreremo qualcuno che non ne è sprovvisto di un telefono cellulare, di una connessione internet. Quello che fa questo strumento, che vedete che si accendono le lucine, è captare questi segnali. Quindi, quando al K2 si avvicina un campo elettromagnetico, si illumina in maniera più o meno intensa. Tralasciamo il discorso sul lavoro a due o a tre assi dello strumento perché non è importante per far comprendere quello che voglio dire, ma se noi ci troviamo di fronte a un segnale wireless, questo si accende. E non dimentichiamo che il wireless è qualcosa che rimbalza, ad esempio sulle pareti. Quindi capite da voi che prima di andare a utilizzare uno strumento del genere, di dare affidabilità a uno strumento del genere, dobbiamo essere sicuri di trovarci. Uno, in un posto dove non esista wireless, ma neanche questo ci scherma, perché potrebbe prendere i campi elettromagnetici delle antenne esterne. Due, dobbiamo trovarci accanto a persone che non utilizzano il cellulare, perché se si accende il telefono, o se riceve una chiamata, o se ancora il telefono non prende o è in modalità aereo, è ancora peggio, perché il telefonino cosa fa? Cerca delle celle alle quali agganciarsi, cerca ripetutamente il segnale e questa ricerca del telefono fa accendere il K2. Allora, vediamo. Una voce da bambino. Chiedo scusa, ogni tanto mi interrompo per poi riprendere per rispondere a quello che leggo. Una voce da bambino che mi chiamava mamma. Mi sentivo chiamare e delle volte mi svegliare. Sì, Monica. Sì, ovviamente non avendo vissuto il fenomeno non posso dirti con certezza, però vedi, queste sono delle manifestazioni che possono indurti a pensare o a ipotizzare che ci si trovi di fronte a un fenomeno di natura anomala, quantomeno. Poi indagarne le cause non è semplice, però se io mi ritrovo da solo all'interno di un ambiente e sento manifestarsi una voce, molto probabilmente mi trovo di fronte quantomeno a qualcosa di particolare, che merita un'attenzione anche da chi fa ricerca paranormale. Torniamo al K2. Intanto, Monica, se vuoi chiedere ancora delucidazione e quant'altro, fai pure. Questo cosa ci dice? Che quando noi vediamo utilizzare uno strumento del genere in diretta, penso che lo capiate da voi, se si attiva con il cellulare e il cellulare è in diretta Facebook o una qualunque altra forma di diretta, va da sé che c'è una connessione wireless o comunque c'è un telefono attivo. Può essere quindi affidabile? Può essere un segnale di qualcosa di paranormale se gli strumenti che sono intorno al K2 generano l'accensione dello stesso? No. Lo stesso vale per alcuni modelli professionali di videocamera. Anche in quel caso il K2 si accende.
perché sollecitato dalla videocamera stessa. E torno a dire, possiamo dare affidabilità a uno strumento del genere? Ovviamente fa scena, perché vedete, è carino, cioè si vede, è usato nelle trasmissioni televisive, ma di fatto in ricerca serve a ben poco. Ce n'è un'altra di caratteristica che vi farò vedere in diretta, vediamo se funziona, che è questa. Questa è una radio trasmittente, un comune walkie-talkie. Quando lo accendo per comunicare con qualcuno, ecco che accade. Questo vi dà un'idea di quanto questo strumento possa essere influenzato da fattori esterni che noi viviamo continuamente e che abbiamo continuamente intorno a noi. Per questo vi dico, fate attenzione, ovviamente noi non lo utilizziamo più decisamente da diverso tempo. Fate attenzione perché quando c'è un'interazione con questo strumento, molto probabilmente si tratta di altro. Non si tratta di un qualcosa di paranormale. E non fatevi abbindolare quando sentite dire no, perché mi ha risposto alla domanda, si sono accese tre lucine, perché in ricerca psichica i test esistono. Non li vedete fare, perché ovviamente se si facessero diminuirebbero tantissimo i fenomeni reali ai quali si va incontro. E questo riguarda la sfera della medianità, la sfera della ricerca sul campo, quella che abbiamo preso in prestito oltreoceano, che si chiama ghost hunting, e un po' tutte le discipline toccate dalla parapsicologia. Quali sono questi test? Questo è uno, e questo penso che abbia già ampiamente dimostrato che uno strumento del genere funziona e non funziona. Secondo noi non funziona. In ambito medianico, invece, esistono ancora altri tipi di test che possono essere effettuati, che noi effettuiamo, per capire se le informazioni che ci sono e che ci arrivano da un medium o da un sensitivo possano essere o meno attendibili. Questi sono test di tipo qualitativo, ovviamente, non quantitativo, non sono statistici. Sono qualcosa che viene fatto durante la lettura di un medium o di un sensitivo. Una corrispondenza, si ricerca una corrispondenza tra ciò che il sensitivo dice e ciò che la persona che ha di fronte, o in alcuni casi lontano dal proprio campo visivo, e se c'è un matching tra queste due cose. Qualora il matching esistesse, allora si può parlare di un qualcosa che è intervenuto. Che però, attenzione, non sappiamo ancora se è qualcosa di animico, quindi di percezioni extrasensoriali, oppure di spiritico, se si è parlato veramente con una persona che dall'aldilà ci sta comunicando qualcosa. Ma questo è un discorso che riprenderemo un pochino più avanti. Tornando al discorso del K2, io queste cose sono cose che vi dico per cercare di darvi in qualche modo una sorta di guida, un modo autonomo per riconoscere nella giungla del web, perché sapete meglio di me che il web è una giungla di fake, di cose che sembrano esistere ma non ci sono. Cerchiamo insieme, di delineare dei passi per poter riconoscere un fenomeno paranormale da un fenomeno che di paranormale non ha nulla. Vedo un sindaco che mi chiede. Quando si fa ricerca con i contatti lo usate? No, no, non lo usiamo proprio in generale, era soltanto per far capire, perché siccome va di moda utilizzarlo, perché è uno strumento dal risultato facile. Quindi io lo metto davanti a una telecamera, per X motivi si accende e tutti festeggiamo perché c'è il contatto con lo spirito, cosa che ovviamente non c'è. E vi dicevo, cerchiamo di fare insieme questo piccolo percorso, dove in qualche modo ci orientiamo a riconoscere un fenomeno paranormale da quello che paranormale non è. Altra cosa che molto probabilmente vedrete spesso, una videocamera come questa, che è una videocamera, viene definita ad infrarossi. Attenzione al termine infrarossi, perché in realtà quello che c'è sulla telecamera è un moltiplicatore di luce, ovvero fa vedere al buio cose che se non fosse buio lo vedremmo tranquillamente, ma non va nell'infrarosso profondo. Ciò che va nell'infrarosso profondo è la telecamera termica. Quindi quando sentite dire ho fatto una ripresa all'infrarosso, ho visto una cosa che ad occhio non c'era, prestateci un po' di attenzione e soprattutto impariamo
insieme che un fenomeno non è necessariamente di natura paranormale soltanto se viene captato da strumenti del genere. Ce ne sarebbero ancora altri. Adesso pian piano vi elenco tutti quelli che utilizziamo, che ho utilizzato e che abbiamo studiato nel corso degli anni con l'associazione. Quello che, se usato bene, invece, è abbastanza probante, è questo. Che è una telecamera termica. Questa dà una risposta del calore che percepisce all'interno dell'ambiente. In questo modo qui. Non so se riuscite a notarlo. Forse si vede poco. Aspettate un secondo che ve lo faccio vedere. Ok. Vedete? Ovviamente va fatta attenzione alle superfici riflettenti, perché se io questa la punto su una mattonella o su uno specchio, mi ridà in risposta la mia immagine che può sembrare una figura antropomorfa, quando invece in realtà è soltanto il mio riflesso. Questa ha un significato utilizzarla. Noi abbiamo riscontrato nel corso del tempo diverse figure e molte immagini di cose che in quel momento davanti ai nostri occhi non c'erano. Sul nostro sito sono presenti, poi magari vi darò i riferimenti per andarli a vedere. Lo stesso vale anche per la fotografia. Molto probabilmente tanti si chiedono e si chiederanno: ma come faccio a riconoscere una foto anomala e una foto dove c'è qualcosa di paranormale da una foto dove in realtà non c'è nulla? Allora, partiamo dal presupposto che in ricerca psichica vengono chiamati extra. Con extra si intende qualcosa che normalmente non dovrebbe esserci. Questo cosa significa? Che se faccio un'immagine dove lo sfondo è già di per sé confuso, è normale che per un fenomeno chiamato pareidolia, che probabilmente conoscete, la nostra mente tende a riportare quelle immagini a un volto. Ma il volto in realtà non c'è, è soltanto creato da una serie di elementi preesistenti che insieme formano quello che sembra essere un volto. Per questo dobbiamo stare molto molto attenti a riconoscere queste figure laddove sullo sfondo non potrebbero comparire. E facciamo il caso della metavisione. Io vedo continuamente, raramente mi pronuncio sui social, ma vedo continuamente figure che onestamente ho delle difficoltà a considerare di natura paranormale. Vediamo se... Daniela, dove... Così in metavisione, così come in vari gruppi, spuntano delle foto dove la pareidolia, questo fenomeno della nostra mente, influisce tantissimo. Non ci dimentichiamo che l'essere umano si è evoluto psicologicamente in questo modo. Noi siamo evoluti perché socialmente abbiamo la necessità di riconoscere i volti per la nostra vita di tutti i giorni. Quindi è automatico che nel nostro cervello si inneschi qualcosa che poi ci porta a vedere dei volti laddove non ci sono. Diverso è invece se troviamo un volto paranormale su un pattern, su uno sfondo neutro, o una figura che compare su uno sfondo neutro, allora lì possiamo iniziare ad interrogarci sulla natura del fenomeno. Ciao Cesare, che piacere. Come fare a riconoscerli? La stessa cosa può essere fatta anche in ambito medianico, ad esempio. Tutto questo è per dirvi che esistono delle linee guida per comprendere di che natura sono i fenomeni. Non è usuale incontrarli, soprattutto sui social network, ma esistono. Cioè, esiste la possibilità di capire di fronte a che cosa ci troviamo, di fronte a che tipo di fenomeno stiamo assistendo. Allora, vediamo Tina, perdonami, che deve essermi sfuggita, la leggo subito. Il gatto che cammina sul letto, ma il gatto è in un'altra camera e a volte mi sconvolge.
Allora, può essere vista in maniera ambivalente. È possibile che se ti accada Tina tra il sonno e la veglia, un ruolo fondamentale lo giochi la suggestione, che in qualche modo ti fa o pensare o immaginare il movimento del gatto sul letto e per qualche ragione risenti di nuovo le zampe, cioè è come se sentissi le zampe che camminano sul letto. Perché dare un'accezione di natura paranormale a un fenomeno come questo, per quale motivo? Se il gatto è nell'altra stanza, si potrebbe pensare, se vogliamo, a una sorta di proiezione astrale dell'animale, una obbligo dell'animale, insomma, però cioè, a che pro? Cioè, sta comunque nell'altra stanza, quindi è un po' borderline come fenomeno. Fermo restando ovviamente che non avendo vissuto non so dirti proprio con precisione, però io non mi allarmerei, insomma, al di là del fatto che non bisogna mai allarmarsi quando ci si trova di fronte a questi fenomeni, perché nonostante il sensazionalismo che viene fatto di continuo, sia in televisione che nei film, che nei vari gruppetti televisivi che vediamo sul web, questi non sono fenomeni che vanno a farti del male, almeno dalla nostra esperienza, che noi abbiamo più di 12 anni di attività e non abbiamo mai, mai, mai riscontrato fortunatamente qualcosa di pericoloso. Di intenso sì, fenomeni particolari sicuramente sì, manifestazioni forti sicuramente sì, ma nulla che ha mai in qualche modo ci ha mai fatto pensare che potessimo essere in pericolo. Virginia, dei tavolini che si muovono. Oh, qui apriamo un discorso a me caro, io studio con attenzione da tempo anche la medianità e i fenomeni fisici, perché i tavoli danzanti rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei fenomeni fisici, anche di alto livello, quella che è definita alta medianità. Ah, penso che siano reali, ma non tutti. Allora, il passato ci insegna, un po' come in tutte le discipline, anche in ricerca psichica, quindi anche nella medianità, che questi fenomeni hanno fatto comunicare con il mondo dell'aldilà tantissime persone, tantissimi grandi medium e celebri medium. Tra questi Demofilo Filani, il Cerchio Esseno, il Cerchio Firenze 77, Boscaioli, Palladino. Potrei continuare con una lista molto molto lunga, ma bisogna fare attenzione a come si muovono i tavolini, perché è normale che se si utilizza un tavolino a tre o a quattro zampe che sia, leggero, piccolo, lì andare a comprendere il tipo di fenomeno è complesso. Durante le mie esperienze sono venuto a contatto con persone, con testimonianze di prima mano, fidate, che hanno visto sollevarsi e spostarsi tavolini, di quasi 100 kg. Per cui se l'energia c'è, se il contatto medianico c'è, se il fenomeno esiste, deve estrinsecarsi necessariamente con delle caratteristiche particolari. Se porto uno sgabello invece che un tavolo, come faccio a dire che non sono inconsciamente io a muoverlo? Esistono dei micromovimenti che si chiamano ideomotori che portano la nostra mano a muoversi sulla base del nostro pensiero. Ad esempio, se io penso che battendo mi dice sì e tutti pensiamo che battendo mi dice sì, automaticamente rischio di fare inconsciamente muovere il tavolo facendolo battere in quel modo. Un po' come in tutti i fenomeni, credo che sia fondamentale l'identificazione, perché se non c'è identificazione non potremo mai capire con chi siamo in contatto o con cosa siamo in contatto, o se siamo semplicemente in contatto con il nostro inconscio, fermo restando che è un fenomeno che non solo è esistito ed esiste, ma è un fenomeno che permette la comunicazione, credo, permette la comunicazione con l'aldilà a tutti gli effetti. Però va fatto con attenzione. Se gli accorgimenti ci sono, è solo che poi quando li vai a propinare non tutti li accettano e a volte viene estromesso perché magari ti dicono sei scettico o cose del genere. E lì evidentemente o c'è malafede o c'è qualcosa che non va, perché esiste. Cioè, chi si metta sul tavolo le mani, invece che metterle tutte sul bordo del tavolo, le si possono mettere al centro del tavolino. Mettendole al centro del tavolino,
tutti quanti, formando una sorta di cerchio ideale nel cerchio, eccola lì che se una persona fa una maggiore pressione rispetto agli altri, l'avambraccio della persona si muove in maniera differente, si allunga di più e si nota subito. Però, ripeto, non sempre viene visto positivamente un tipo di approccio scientifico di questa natura, che poi, ripeto, io perché mi occupo di ricerca psichica in termini scientifici, questo non vuol dire che altre manifestazioni che raggiungono il cuore delle persone siano da buttare via. Io parlo semplicemente di ricerca perché l'attività che svolgo è quella, ma assolutamente. Esistono tanti altri modi che non sono provabili scientificamente e però arrivano al cuore di chi devono arrivare. Non tutto è scienza, tutt'altro. Allora, vediamo, ogni tanto purtroppo non essendo abituato vi chiedo scusa ma mi dimentico di scorrere giù. Allora, hai mai avuto l'esperienza con la telecamera di fronte a una situazione mediatica che sia stata pubblica o privata nel senso di contatto privato? Sì, ne abbiamo fatte di esperienze in questo senso, ma non si sono mai manifestati fenomeni particolari. È anche vero che se la comunicazione mediatica esiste, esiste telepaticamente, può esistere telepaticamente per chiara udienza. Quindi non è detto che se un medium è in contatto con un'entità o stia producendo dei fenomeni, questi poi siano riscontrabili con la telecamera termica. Interessante sarebbe, e probabilmente arriverò a farlo relativamente in breve tempo, quello di capire se il cambio di temperatura, quello che è definito vento medianico, fa cambiare effettivamente la temperatura misurandola durante un esperimento o una seduta con la tavola Ouija, il tabellone. Quando mi collego forte e intensamente con i miei cani, c'è una volta che cada un oggetto. Sono loro che si fanno sentire. Beh, ci sono molte probabilità che sia così. Se trovi una rispondenza tra quando tu pensi intensamente a loro e l'oggetto che cade, beh, ci sono buone probabilità che si tratti di un tentativo di contatto o comunque di un segno, in qualche modo. Ciao, Rita. Oh, come distingue il fenomeno, ciao Barbara, medianico da quello psichico? Io sarò impopolare in questa cosa che dico perché già lo so, ma sono abituato ad esserlo e poco importa. Ad oggi, dopo 2 secoli di ricerca psichica, l'unica strada per avvicinarsi, solo avvicinarsi, a sviscerare un fenomeno, a definirlo spiritico piuttosto che psichico, è l'identificazione. Anche quella non del tutto, nulla ci può dare la certezza che è un contatto medianico ad oggi. Però esistono dei modi, l'identificazione spiritica è uno di quelli. Cioè, se io entro in contatto con un medium che mi inizia a dire il tuo caro ti vuole bene, il cuore, l'amore, il sole, sì, bello, ma sono cose che potrei dire anche io, che non ho alcuna facoltà medianica, anzi, diventa importante. Quando invece riesco a ricevere delle informazioni che i presenti non sanno, non conoscono e che poi magari verificherò a posteriori in una successiva ricerca. Allora lì si può iniziare a ragionare perché si dice: accidenti, nessuno sapeva nulla, nessuno conosceva queste informazioni, da dove sono arrivate? Anche qui c'è il discorso dell'inconscio collettivo, molto citato nel nostro campo. C'è il discorso dell'ESP, delle figure, delle percezioni extrasensoriali. Cioè io posso captare quello che sta magari pensando, percependo una persona che è lì presente e poi automaticamente può sembrare, anche non volutamente, un qualcosa di spiritico quando spiritico non è. Quindi prima deve venire l'identificazione spiritica, poi si può iniziare a intavolare un discorso sulla provenienza di queste informazioni. Se non c'è identificazione, non ci sono dati o informazioni che ci dicono che almeno il fenomeno esiste, resto un po' dubbioso. Per non parlare della comunicazione non verbale, che quello è un altro paio di maniche ancora, perché esiste anche questo. Esistono delle microespressioni, dei gesti che noi facciamo che chi è attento può leggere o chi è magari un pochino più preparato riesce a capire.
E automaticamente ecco che dall'altra parte mi viene disposto qualcosa soltanto perché il mio segnale ha fatto capire alla persona che ho davanti, alla medium o chi per lei, che sta andando nella direzione giusta. Mi hai aperto, come immaginerai, un bel mondo domandandomi come si riconoscono questi fenomeni. Pensate che anche davanti, ciao Erika e ciao Roberta, anche davanti ai grandi fenomeni del passato, fenomeni medianici del passato, si sono sollevati dei dubbi circa l'autenticità, ma lì parlavamo di fenomeni sconvolgenti, di voci dirette, di incorporazione, di un tipo di medianità che io non credo che oggi sia sparita. Anche lì, dove il fenomeno fisico era inequivocabile, si sollevavano dei dubbi. Quindi il dubbio resterà sempre. Noi ricercatori possiamo batterci quanto vogliamo, strapazzarci quanto vogliamo, ma probabilmente alcune cose forse riusciremo a capirle soltanto quando andremo dall'altra parte anche noi. Però possiamo fare il nostro per cercare di indirizzare le persone e di non farle prendere in giro, insomma. Daniele, non ti farò mai un contatto, Gina. No, no. Non voglio sembrare troppo ferreo su questi argomenti. Ovviamente l'attività che svolgo mi impone di usare determinate cautele, però non è che è tutto da buttare, non stiamo scherzando, anche perché quando poi una persona ha le risposte che cerca, non c'è scienza che tiene fondamentalmente, nel senso che se qualcosa, indipendentemente da dove proviene, arriva, fa del bene. Cioè, che venire lì a dire no, ma forse è spirito, ma forse è animico, può servire a noi ricercatori, però non serve alla persona che riceve il contatto. Quindi ho anche assistito a contatti molto, molto, molto interessanti e dettagliati con precisione disarmante. Quindi il mio non vuole essere un attacco a 360 gradi a tutto ciò che riproviamo. Ho dovuto interrompere la sessione precedente, non so perché si è bloccata, probabilmente qualche problema di Facebook. Ok, attendiamo un pochino. Ciao Mirella. Perfetto, pian pianino sembrerebbe che tutto stia tornando in qualche modo alla normalità. Quindi questo mi fa capire che è un mondo particolare, particolare perché oltre alla spiritualità che dovrebbe farla da padrone in un tema che fondamentalmente vive di quello, in realtà vediamo che ciò che invece emerge in maniera sempre più significativa è altro. Altro nel senso di ego, di marketing, di denaro, di associazioni varie che prendono soldi o persone addirittura abbiamo arrivati a incontrare dei gruppi che fanno cost hunting, quindi ricerca sul campo, che andavano dicendo in giro che dovevano essere pagati perché la loro è una prestazione professionale. Ma perdonatemi, quando si ha a che fare con lo spirituale è già molto complesso, come vi ho detto finora, identificare un fenomeno. Come possiamo pensare che una cosa del genere deve essere retribuita? Cioè, chiamereste mai l'idraulico e lui viene lì e vi dice: guarda, posso anche non risolvere il problema, non individuarlo, però per l'impegno professionale mi devi dare 80 euro. Ma che te l'ho? Assolutamente no. E quindi non si può, e questo lo stesso vale anche per la medianità, per il mio modo di vedere, non si può mercificare tutto. Cioè, laddove c'è un contatto d'amore, laddove in qualche modo c'è un filo che unisce l'al di qua e l'al di là. Questo non può passare assolutamente per il denaro. Cioè, io ho sentito addirittura dire più di una volta e va di moda, ci vuole un ricambio spirituale. I soldi sono un ricambio spirituale. Cioè, la gratitudine, l'amore della persona, la gioia della persona. Esatto, Dina, sì, mercificare un dono e succede, credimi, succede tanti, quasi all'ordine del giorno succede, purtroppo. Non sembra, ma se la si vede, la si guarda e si va un pochino più in profondità,
nel discorso contatti medianici ci si arriva a capire che a volte purtroppo viene mercificato. Soldi e spirito non vanno d'accordo e sono assolutamente, assolutamente d'accordo. Bravissimo Giorgio, bravissimo. Anche perché, insomma, io sento nominare spesso i medium del calibro di Demofilo Fidani. Quindi, quando si deve parlare di Demofilo Fidani per i suoi straordinari fenomeni, per quello che ha fatto, tutti sono d'accordo, molti tralasciano la parte in cui a Demofilo è stato detto: se ti azzardi a prendere qualcosa in cambio, scordati la medianità. Signori, o va tutto bene quello che dicevano i grandi medici del passato, oppure perché prendiamo soltanto quello che ci interessa? Cioè, dall'altra parte, poi, creare un'ancora emotiva a queste persone e non far superare loro il lutto perché rimangono attaccate a un discorso di devo contattare il medium per, è facile. In più, mettiamoci anche i soldi, va fatto con attenzione. Perché esistono persone brave, esistono persone competenti, esistono persone che lo fanno con amore. Ma bisogna sempre, sempre, sempre prestare attenzione perché si rischia di cadere nel fango. Nel fango vero e proprio, perché di questo si tratta. Non si può mercificare una cosa del genere. Parliamo di contatti con l'aldilà. Oggi spuntano medium come funghi. Parliamo anche di questo. Cioè, io ho un pochino deviato rispetto alla trattazione scientifica, anche per smorzare un pochino dai vari tecnicismi che subentrano durante i discorsi strumentali, diciamo così. E se vogliamo tornare, posso raccontarvi ad esempio un episodio che noi abbiamo vissuto, che è un episodio che porto spesso anche durante le conferenze, che è quello, un fenomeno molto probabilmente metaforico a tutti gli effetti. Noi eravamo all'interno di un'abitazione privata e la mamma, o una mamma che aveva perso la propria figlia, e abbiamo effettuato una registrazione a seguito di una ricerca. E questa registrazione che potete ascoltare sul sito web dell'associazione dice chiaramente salve mamma. Beh, ovviamente si può mercificare una cosa del genere. Come mai avrei potuto, a fronte di un contatto del genere, perché si è trattato di un contatto, ora vi racconto perché, andare a dire alla persona: ok, è contenta che ha sentito tua figlia, sì, 50 euro. Cioè, è assurdo. E quando sentite dirlo così, molto probabilmente anche voi dite, ma no, ma non è possibile. Invece credetemi che guardando più attentamente vi renderete conto di alcune dinamiche che di spirituale hanno ben poco. Torniamo alla voce. Salve mamma, abbiamo poi parlato con la signora che ci ha raccontato che era una cosa che la bambina diceva dopo averla vista in televisione. Prima di passare oltre, loro giocavano in questo modo e dicevano tra di loro salve mamma, e poi l'abbiamo ritrovato all'interno del registratore. Ecco, anche qui si ha un fenomeno, una voce, si ottiene un'informazione che prima nessuno sapeva. Questo qualche informazione sulla natura del fenomeno ce la dà. Ah, ciao Vilma. Quale associazione? L'associazione Constanters Roma, che è l'associazione che dirigo. Che per molti anni ci siamo concentrati soltanto sulla ricerca strumentale nei luoghi, e poi negli ultimi anni abbiamo un po' ampliato il campo d'azione anche ai fenomeni medianici e parapsicologici più in generale. Anche l'esempio, prego Tina, anche l'esempio della metafonia. Cioè, anche lì vediamo, cioè la metafonia è pura, fondamentalmente. Esistono delle tecniche anche in metafonia che possono essere provate. Conoscete, immagino, Marcello Bacci. Ovviamente ci vuole una medianità, e questo ormai lo sappiamo. Cioè, chi fa ricerca lo sa, anche se va di moda dire no, perché lo possiamo fare tutti, non è vero. Esistono diversi canali per il contatto medianico. E la metafonia non è per tutti, poi dipende come la si fa. Se io accendo uno strumento che già di per sé, dal quale già escono delle voci e le sovrappongo ad altre, è normale che prima o poi qualcosa uscirà fuori.
Ma siamo sicuri che è quello un contatto? Facciamo dei test. Qualunque strumento si utilizzi, io sono per la metafonia classica, radio, rumore bianco, oppure ambientale, silenzio, accensione e voci, qualora si manifestassero. Se siamo convinti che con degli strumenti alternativi, addirittura sentire applicazioni per cellulare, per parlare con i morti, vabbè. Se siamo invece convinti che possano funzionare, testiamoli. Siamo in contatto con l'aldilà? Sì, si presuppone. Chiediamo di ripetere il nostro nome. Semplice. Però perché non viene fatto? Cioè, perché vengono a dirmi: ciao, il cielo è blu, la luce è luminosa, è colorata? Poi quando chiedo: io mi chiamo Daniele, riesci a ripetere il mio nome? Fine. Evidentemente c'è qualcosa che non va. A fronte di fenomeni invece come quelli che viveva Marcello, dove venivano fatti dei veri e propri dialoghi con le entità comunicanti, e addirittura in una delle registrazioni, perché io ho in archivio quasi tutte le registrazioni originali di Marcello, addirittura veniva fatto un discorso in diretta. Cioè, io domandavo una cosa e l'entità rispondeva, faceva un elenco dei presenti, li nominava. E capite bene che pensare alla frode è un po' complesso, anche pensare alla pari di un'acustica è un po' complesso, perché lì non si tratta di una leggera voce che forse si sente, si tratta a tutti gli effetti di un vero e proprio dialogo. Vedo Fabiana che mi chiede: immagino avrei fatto mille esperienze con medium, di che tipo di riscontro personale hai avuto? Che la medianità esiste, ma che è rara, quella vera. Questa forse può essere un qualcosa al quale sono arrivato. Perché ovviamente ogni medium ha il proprio metodo, il proprio modo, e c'è anche da considerare comprensibilmente il bisogno emotivo che le persone hanno di affacciarsi in qualche modo a queste discipline, quindi ai medium. Sono molte le variabili che vanno considerate quando ci si trova a confronto con la medianità. Quindi sì, un riscontro personale che ho avuto è che sicuramente la medianità e i fenomeni medianici esistono, ma sono rari. Soprattutto quando parliamo di medianità fisica. E non fatemi dire che la medianità fisica è passata e adesso è un altro momento, un'altra era, perché non è vero niente. Non è, cioè, come può essere un'altra era? Perdonatemi. Cioè, prima venivano fatti i fenomeni fisici come base per far sì che le persone presenti credessero alla paranormalità degli avvenimenti che stavano per accadere e delle comunicazioni che arrivavano. Adesso una cosa che ha un ruolo così importante, cioè quello di fare da apripista nella mente delle persone, svanisce. Non ci credo assolutamente. Forse le persone che non riescono più a farne i fenomeni per qualche ragione. Ma non credo che la medianità, non posso credere che la medianità sia cambiata, e no, comunque non in questo modo. Sicuramente c'è un'apertura, ciao Marina, sicuramente c'è un'apertura diversa, ringraziando Dio, delle persone verso questi temi. Però, insomma, non è tutto oro quel che luccica. Monica mi dice anche con l'acqua. Sì, esistono anche delle tecniche. Perché poi alla base di tutto questo c'è la metafonia, c'è il rumore bianco fondamentalmente. Quindi un rumore costante che si crea e forma la base per poi modificare quella frequenza, così si pensa, e creare la voce. Quindi può andare bene con dell'acqua, può andare bene con un semplice rumore costante, tipo quel classico rumore della radio. Sì, anche con l'acqua è possibile. Ovviamente va fatta attenzione ai vari gorgogli che poi non possano in qualche modo sembrare qualcosa di paranormale laddove non c'è. È un mondo complesso, è un mondo complesso, e capisco che chi fa ricerca e anche chi assiste a questi fenomeni si trova un po' spaesato fondamentalmente, ed è comprensibilissimo. Io quello che invito sempre a fare è a farsi una cultura sui libri, non su Facebook,
su quello che è stata la ricerca psichica nel corso dei secoli, perché è una disciplina che credo fortemente che possa veramente aiutare le persone ad avvicinarsi sia al proprio io che a una migliore comunicazione con il mondo circostante e con l'ambiente circostante. Però va presa con serietà e con attenzione, perché altrimenti rischiamo di mettere tutto nel calderone e da che doveva essere, nasce come una ricerca pura, rischia di andare a finire con qualcosa che altro non fa che marketing e ego facile. Perché c'è anche questo, purtroppo. Anche con le voci degli umani, Daniele con dialogo. Drusilla, va bene, mi licenzio. Sì, anche sulle voci si individuano chiaramente, certo. Infatti non è necessaria una sola strada. Nessuno potrà mai dire una cosa è migliore dell'altra, tralasciando le applicazioni per i cellulari e quelle cose lì, perché vabbè. Quello è meglio che non mi pronuncio, però metodi come quelli che dice Giorgio, ad esempio, certo che sono fattibili, poi le voci si riconoscono, cioè se riusciamo a comprendere quando è una voce anomala da quando non lo è, sia in termini di frequenze, perché la voce umana e l'apparato vocale hanno una serie di frequenze specifiche, ma anche senza tanti tecnicismi, poi fondamentalmente se quello che ascoltiamo è rispondente a qualcosa che ci appartiene e che nessuno vuole conoscere, certo, Giorgio, assolutamente, si individuano chiaramente. No, non è un massacro, tutt'altro. È un modo per far capire alle persone che questi fenomeni esistono, ma che va fatta attenzione, perché poi a incappare, ovviamente non siete voi, altrimenti io non sarei qui, è chiaro. Però dal incappare in persone poco oneste che nel giro di 2 o 3 anni ti tolgono tutti i soldi che hai, purtroppo è facile. È semplice. Quindi va fatta molta, molta, molta attenzione, sia per chi lo fa da un punto di vista umano, sia per chi lo fa dal punto di vista, della ricerca. Ci sono i testi per informarsi, esistono le esperienze dei medium del passato, esistono anche di ricerca sul campo possiamo parlare, anche libri di ghost hunting interessanti dove viene fatta comprendere la differenza tra un fenomeno e qualcosa che non lo è. La strada c'è, ma per avvicinarsi in maniera sana a questo mondo prima bisogna studiare, altrimenti si rischia di prendere tutto per buono. Quanti siano importanti i fenomeni fisici nella medianità? L'importante è riconoscere relativamente il proprio caro? Forse è la mia domanda. No, Stefania, la tua domanda è assolutamente pertinente. I fenomeni fisici, un tempo, ma credo anche oggi, sono fondamentali per capire che ci si trova al cospetto di qualcosa di realmente paranormale. Oltre ai fenomeni fisici, c'è l'identificazione spiritica, quindi quello che hai detto tu, cioè l'importante è riconoscere caratterialmente il proprio caro, ma quel caratterialmente deve essere specifico però, perché un caratterialmente generico lascia il tempo che trova. Se poi la persona lo riconosce, per carità di Dio, ma l'importanza dei fenomeni fisici è questa, è quella di fare da apripista a delle comunicazioni che poi avverranno. Per farla semplice, se io mi riunisco con 5 persone in una stanza e una persona inizia a parlare di cuore, amore, gioia, bello, ma finisce lì. Se prima di questo si solleva un tavolo, una sedia o iniziano a comparire delle luci medianiche, io già lì comprendo che mi trovo di fronte a un fenomeno particolare. La mia attenzione cambia, la mia opinione su ciò che sta per accadere cambia. Inizio a dire, cavolo, mi trovo di fronte a qualcosa quantomeno di paranormale. Questo era un po' il senso dei fenomeni fisici, di alcuni. Perché poi, se parliamo ad esempio di apporti, lì si parla di dimostrazioni a volte di amore attraverso degli oggetti che vengono a tutti gli effetti smaterializzati da un altro punto e portati in seduta. In quel caso non è un qualcosa che serve a far comprendere meglio, cioè anche, ma la cosa più importante che fa l'apporto è quello di parlare direttamente al cuore della persona che lo riceve. Bene, vedo sia Drusilla che Gina particolarmente agguerrite, è stato bello fare la diretta con voi, probabilmente non mi vedrete mai più in diretta sul gruppo.
Parliamo anche dal punto di vista evolutivo spirituale, certo. Certo, Giorgio. Ovviamente ci è stato detto, se prendiamo per buone le comunicazioni medianiche nel corso dei secoli, che anche in base all'evoluzione dello spirito esistono diverse possibilità e modalità di contatto, in base a quanto è evoluto, in base allo stato in cui sta. Quindi non è semplice districarsi in questo. Però certo, il punto di vista spirituale c'entra e come. Sono 4 anni che mi sono accostato una mattina prima. Cioè, riescono a fare, se noi siamo imbroglioni, fa capire quanto abbiamo bisogno di credere, per raccontarti. Ma lo so bene. Infatti è per quello che è molto, molto, molto raro che mi esponga sui social o comunque perché so come funziona la logica dei social network. È questo fondamentalmente, ma va bene che sia così. Cioè, con l'esperienza che abbiamo maturato con l'associazione, andare a fare cose che mi portano 70.000 visualizzazioni, credetemi che ci metterei poco, ma che andrei a fare? Nutrire il mio ego e in qualche caso il mio portafoglio. Ma non è assolutamente quello che ho mai voluto fare, quindi ho sempre detto questo anche durante i convegni che svolgo. Non è importante che ci siano le platee, mai. È importante che a quelle poche persone arrivi qualcosina in più, qualche piccolo spunto in più per poter riconoscere meglio i fenomeni. Di teatrini ce ne sono fin troppi su Facebook. Sono 4 anni che mi sono accostato a questo mondo. Che appena giri un angolo c'è fuori un medium. Com'è possibile? Tutti nascosti prima. Purtroppo è quello che sta succedendo in questo momento storico, perché fondamentalmente hanno presa. Cioè, anche adesso basta. Ma la logica io credo che sia questa. Non essendoci, per questo io insisto tanto sulla verifica dei fenomeni. Non voglio essere bacchettone o eccessivamente scientifico, ma che succede se poi non c'è una verifica del fenomeno? Questo. Che spuntano tutti i medium e automaticamente non puoi riconoscerli. Come fai? Se non hai un pregresso per capire dove esiste medialità e dove no, qualunque cosa dica è buona. Cioè, soprattutto in un momento in cui, se io domani apro una pagina e dico di fare Reiki, anche se non l'ho mai fatto, prendo un po' di informazioni qui, un po' lì, inizio con 10, 20 persone, 35, 40, piano piano arrivo a creare una pagina dove probabilmente ho i miei seguaci. Ma io Reiki non ho mai sentito parlare. La stessa cosa può avvenire con la medialità e con la ricerca psichica in generale. Se non c'è uno studio pregresso di queste discipline, si prende per buono tutto quello che arriva. E poi ci ritroviamo con il metodo che ci diciamo così, come funghi ce ne sono tantissime. Cioè, magari vanno lì, fanno un corso da qualche parte, tornano, sono diventato metodo. Purtroppo la realtà oggi è molto questa. È una cosa che a me dispiace tantissimo, ma concordo pienamente con te. Appena giri l'angolo c'è un medium, è vero. Grazie Gina. Intanto penso che comunque Gina, che mi conosce bene, così come Drusilla, sanno che ho questo approccio alla ricerca psichica, quindi spero non me ne vogliano. Hanno presa, cioè guadagno facile? Anche, certo, anche guadagno facile. In altri modi, ma c'è comunque anche del guadagno. Poi, per carità, non parliamo della sciocchezza, che magari mi sento in debito 2 euro. La metto lì. Parlo di veri e propri, che secondo me è sbagliato comunque, però parliamo di tariffario. Cioè, come se chiamassi l'idraulico 95 euro per un contatto medianico. Ma di che parliamo? Ma se ci stessimo noi, nella dirà, vorremmo mai che un nostro caro per contattarci pagasse dei soldi? Cioè, credo sia assurdo. Ma no, 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 non è vero, non è vero che dopo Vanna Marchi non è cambiato tutto. No, no, non è così. Diciamo che in qualche modo il fenomeno Vanna Marchi è qualcosa che purtroppo fa presa sulla malattia. Il fenomeno Vanna Marchi fa presa sul dolore e sulla disperazione delle persone. Quindi è normale, cioè è normale no, ma comprensibile che poi vai a credere un po' a tutto e non è biasimabile perché quando sei spacciato fondamentalmente credi a tutto. Qualunque cosa va bene purché mi dia la speranza
di non morire. Ma ovviamente non sono questi i livelli per fortuna della medianità in Italia. Attenzione, ora mi sentite parlare così, ma ce n'è del buono, è come se non ce n'è, altrimenti avrei smesso di fare quello che faccio e non mi sarei accostato a determinate persone. È la metafonia. Sì, la metafonia è uno dei modi, secondo me. Sì, la metafonia è uno dei modi per andare ad indagare. Sì, perché è qualcosa di rispondente al concreto. È un fenomeno che io posso riascoltare e sottoporre alle persone e dire, ecco, questa è la voce. Da dove viene? Cosa è successo? Chi mi ha parlato? Perché ciò che è fondamentale, secondo me, non è dare risposte, perché è difficile in campo spirituale dare risposte, è far sì che sorgano le giuste domande. Questo. In qualche modo. E Carlo dice schifo totale. Soldi, soldi, soldi. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, ma ringraziando Dio, ripeto, non c'è solo questo. Cioè, esistono molte realtà dove non vengono chiesti soldi, assolutamente. Quindi, non, per fortuna non c'è solo questo, ma molto è anche, purtroppo molto è anche questo. E non credete che sia semplice, perché comunque andare a parlare in questo modo ti inimica molte persone. Ho detto come la penso, e per me la ricerca psichica deve essere questo. Anche la ricerca in ambito medianico deve essere qualcosa che viene da dentro. È un contatto con l'aldilà, con persone che sul piano fisico non ci sono più. Non può passare per il denaro. Certo, ma assolutamente, quello che dice De Rosilli è sacrosanto. Non è che, cioè, non va massacrato un medium, ad esempio, perché non è riuscito, anche perché non parliamo di qualcosa a comando, più o meno, a parte che, vabbè, casi di incorporazione famosi e quant'altro. Se il medium è in buona fede, certo che va rispettato, assolutamente, ma perché no? Cioè, finché non fai del male a nessuno, non chiedi del denaro, non sfrutti la vulnerabilità delle persone, non è perché mai condannarlo? Cioè, anche perché si cerca di crescere, e qui parlo dei medium, anche per il medium non è semplice. Comunque immagino ci sia una lotta interiore, ci sia delle difficoltà, ci siano ad accettare il proprio stato di canale, di ponte, soprattutto per poi mettersi in relazione con le persone che lo circondano. Non è semplice uscire allo scoperto, non è semplice dire alle persone guardate, io parlo di morti, perché quello è. Quindi certo, cioè, il medium è chiaro che va rispettato. Nel momento in cui chiede soldi non lo rispetto più, però sei in buona fede, per carità di Dio. Gianfranco Caro, ciao. Ah, no, fai bene così a spezzare una lancia, ma certo, la buona fede è la base di tutto. Cioè, se lo si fa in maniera pulita, poco importa, è ricerca, anche se non funziona, ad esempio, o anche se magari il contatto non va bene quanto ci si prefigge, non fa niente, è ricerca, è un confrontarsi continuamente con se stessi, con l'oltre, con la persona che si ha davanti. Se lo si fa in buona fede, non fa del male a nessuno, perché non farlo, anzi. Certo. Certo, è vero, certo, perché ci si trova sobbarcati da richieste e non è sempre semplice, è chiaro. Perfetto, sì, Stefania, sì, sono assolutamente d'accordo con te. Ma che dire, la strada della ricerca non è semplice. Non è semplice, ma gli strumenti esistono. La medianità esiste, i fenomeni paranormali possono anche essere letti in chiave scientifica. E in questo caso la strumentazione, così come i vari test, non sono un qualcosa per andare a scriminare la medianità o i fenomeni. Il contrario, sono qualcosa per validarli, per cercare di dare un senso oggettivo a quello che sta accadendo.
Credo che più o meno dovremmo esserci. Io vi ringrazio, per avermi seguito, spero di non aver fatto arrabbiare troppe persone e sarò contento se riuscirò a tornare di nuovo per parlare magari con voi. Grazie a Gina, ovviamente, un saluto a Drusilla, anzi, un saluto a tutti e grazie ancora.